So benissimo che qualcuno gongolerà, no? Io lo so già, perché comunque i gelosi e gli invidiosi esultano quando mi va di male qualcosa, quando mi va in cacca qualcosa, loro esultano. Allora abbiamo la purina, questa qui è una vetrina, che costa solo questa 20 euro, questi due pacchi qua costano 5 euro l'uno, sono tutti propini, sono tutte cose che vanno date ben appunto per l'antibatterico del cane. Praticamente il mio cane ha un'irritazione, un eritema molto forte, sia nella parte inguinale che sotto la coscia. Dopo magari ve la faccio vedere, sia sotto la coscia, adesso per esempio si è già immusolito perché gli ho dato l'antiparassitario, però ti spiego quanto ho speso. Questo è l'antiparassitario e questo è il cortisone, come vedi nella diapositiva. Il problema che cos'è? Che tra tutto ho speso 90 euro, perché 60 euro di visita con i medicinali inclusi, questi qua, questi devo dargli una settimana, questo una volta al mese, però me ne ha dato uno solo, la furbina. E poi dopo devo andare dal niente, devo comunque rifornirlo di questi prodotti qua, ne avevo scelto altri due ma erano ancora più costosi, che però vado a spendere, adesso vediamo se troviamo qualcos'altro da meno, però questo costa di più di 20 euro e comunque è già metà pacco, capito? Non è roba del discount, questa qui 5 euro se ne è già mangiato uno lui, quindi te considera che lo devo fare due settimane la cura, o 10 giorni, cioè si parla di altri 100-150 euro di roba. Quindi adesso vediamo un attimo come fare.